dalla mielodisplasia non si guarisce, ma non l'ha scritto con le maiuscole, non si guarisce mai. Esistono farmaci che permettono di sostituire Retacrit e le trasfusioni continue? Beh, dalla mielodisplasia non si guarisce mai. No. Beh, chi può fare il trapianto allogenico può guarire. In genere, però, abbiamo visto che l'età mediana è 70 anni, per cui non tutti possono. Ovviamente, in quel caso, allora, in effetti, è una malattia che non guarisce, diciamo. Non guarisce, ma che poi siete in grado di che non guarisce, ma che si può curare, perché si può curare, perché voi avete visto le curve nei pazienti non ad alto rischio sono curve che proiettano la sopravvivenza a 14, 15, 20 anni, insomma. Quindi è una malattia che si può cronicizzare, badando bene alla qualità di vita, perché chiaramente, ecco, ottenere la trasfusione in dipendenza è una situazione che migliora tantissimo la qualità di vita. E oggi, oltre il Retacrit, che sarebbe l'eritropoietina, ci sono alcuni farmaci, come abbiamo sentito, nella sindrome 5Q-, la lenalidomide, che può raggiungere l'ottenimento della trasfusione in dipendenza. Un'altra cosa importante è anche il problema della ferrochelazione, cioè per chi è un politrasfuso, perché la professoressa Vosso ci ha fatto vedere che la mortalità, una delle principali cause di mortalità, sono i problemi cardiovascolari, e questi problemi penso che sono aumentati dalla necessità di fare trasfusioni, perché c'è un accumulo di ferro, e quindi l'importanza anche della terapia ferrochelante, che può minimizzare questo problema e quindi può in qualche modo contrastare questo effetto. Quindi è una malattia che sicuramente non è eradicabile nelle persone che non possono e che non sono eleggibili per l'allotrapianto, però è una malattia di cui ce ne si può, ritornando a questo discorso, possiamo prendercene cura.